Permettetemi la età, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la età, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la età, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Ciao! Buon pomeriggio amici telespettatori di Casa con Vie di Teledauna. Buon pomeriggio Piero. Cioè, io pensavo che dopo la pausa. Tra l'altro voi non potete sentirlo, ma c'è Carmine sopra che mi fa il verso. Carmine, se hai il coraggio rifallo. Ciao. Ciao. Sembra un po' Mariangela Fantozzi. Sì, sì, ciao. Vabbè. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Oh, che bella puntata. Quanto sono belli. Sì. No. Che cos'è? Una puntata uomini e donne. Oggi uomini e donne. Sì. Sono fantastici. Sì, sì, tu sei. Poi li conosceremo tutti quanti. Come si chiama l'uomo che conduce uomini e donne? No, non lo Maria so, De non Filippo, lo guardo. Maria De Filippo. Dai! Sì. Allora, prima di tutto ci scusiamo, no, per venerdì, per problemi tecnici che ci sono stati, certo. Però oggi siamo insieme di nuovo e quindi non fa niente. Ecco, io mi scuso per Federica, perché cioè, non avevamo niente, l'abbiamo trovata le pezze americane. Dai. Cioè, quella c'era, vabbè. Oh. Vi dovete accontentare. Sì, ci dobbiamo accontentare. Mi raccomando, ve lo dico subito, oggi è lunedì, mercoledì ci sono i live con gli iWolf, sì. Quindi cioè, non è che vi dico per piacere votate, li dovete votare, se no noi spegniamo tutto e non ci vedete più, punto, non ce ne frega niente. Oh, sono stati cattivi. Sì. Oh, sei di Benevento tu? No. Ah, meno male. Vabbè. Oh, puntata dedicata ai nostri telespettatori. Oh, quanti telespettatori che abbiamo, certo, qui. Certo, la creme della creme, sì, dei telespettatori. Oh, qualcuno già l'avete visto, insomma, lo conoscete. Ormai sono più famosi loro di noi. Ma firmate già gli autografi voi? No, non ancora. E che pensi se sono loro a presentarsi? Calma. Che pensi se si presentano loro? Sì, va bene, va bene. Oh, vai. Va bene? Oh, questa bella ragazza, come indovina si chiama? Indovina come si chiama. Bella non lo so, cioè Bella non può avere il nome, cioè mica ti chiami Federica. Sì. Ecco, l'esempio, esiste una Federica Bella, cioè e ci fa piacere. Si chiama Federica e le piace Laura Pausini e andrà anche al concerto. È contagiosa sta cosa. E ti dirò di più, alla tessera del fan club. Veramente? Certo. Laura Pausini. Sì. E com'è sta cosa? Quando hanno chiuso i manicomi, hanno sbagliato, la legge Basaglia, vabbè, Federica. Petrone, ho 17 anni e canto. Che carino. Canta. Cantante professionista, no? Beh, professionista. Beh, quasi, diciamo. 17 anni, quindi vai a scuola, sì, no? Sì, vado all'industriale, Altamura. All'Altamura, sì. Salutiamo l'Altamura, insomma. Quanta gente passa? Tu no, non sai neanche dove l'Altamura. Tra l'altro sono tutti maschietti, sì, no? Esatto. Cioè, lì è una grande, capito? Fortunata, cioè, una scuola. Quanti corteggiatori hai all'Altamura? Tantissimi. Cioè, all'Altamura. Ma chi l'ha mandata all'Altamura? Oh, cioè, il padre, cioè, è un masochista, cioè, una bella ragazza. Ma no, meglio avere uomini come amici e non donne come amiche. Esatto. L'esperienza mi insegna questo, purtroppo, perché secondo me le donne a volte non sanno fare squadra, cioè il più delle volte, invece noi ci dovremmo unire, farci forza ed essere un po' più solidali tra di noi, ma ai, questa cosa non capita. Vabbè, comunque, apro e chiuso. Prego, ma ormai sono passati 2 o 3 mesi, mettetelo fuori lo spacciatore, ma per favore, cioè, no, così. Sembra il discorso di Miss Pony a, esatto, Candy. Sì. Vabbè, lascia perdere. È lo stesso. Carlo, il tuo nome. Carlo. Questo è il famoso Carlo, cioè, questo è quello che telefona sempre, Carlo. Fai sentire la tua viva voce. Che non la conosci. Allora facciamo lui è quello che vuole sempre cantare. Pronto, con chi parliamo? Con Carlo. È un po'. No, si fa Piero, sono Carlo. Sono Carlo, è vero. Carlo. Mi ricordi che l'ultima volta ho detto che si è Paccioccone. L'altra volta mi ha detto anche Paccioccone, fuori da questa trasmissione. No, è vero, Paccioccone. Carlo, che cosa fai nella vita? Pensionato, beato te che ci e sei chi arrivato. Chi l'ammazza? Cioè, infatti, ci fa, per prima cosa facevi?
frigorista. Ah, il frigorista, tra l'altro è Carlo è vero, io lo sapevo, perché Carlo è famoso un pochino anche ai supermercati con vino, sì. Lo conoscono tutti, è più famoso di me, anche lui firma gli autografi, Mi conoscono tutti. A fianco a Carlo... C'è quella santa donna. Vieni bella. Cioè, quella che suggerisce ogni volta che c'è la Carlo, insieme, donna. Insieme, cioè, c'è l'unica donna che ha zittito Piero Russo, che è lei, è vero? Presentati, oh, non ci conosciamo bene, presentati. Che bella signora. Mi chiamo Grazia, Maria Grazia. Oh. Che devo dire più? Che mi hai dato 52 anni. E 52 me lo, anni, cioè, 57. Sì, sì. E poi sei un bel fai nella vita? Sei un niente, casalinga. Casalinga, casalinga. Da sempre. Da sempre. Comunque, da sempre. Comunque Piero ha detto, sei un bell'uomo, dai. Cioè, bello, cioè, ma a me è impossibile non dire che sono bello, cioè, come Brad Pitt, come fai a dire che non è bello? È l'unica che mi ha detto un bell'uomo e sono Piero, hai sentito che ha detto, che fa? Cucina sempre. Cucina sempre. Oh, che bello. Tra l'altro, insomma, ho fatto la spia ai fornelli, una gran Sende, figura. Posso approfittare un po' solo dei miei nipotini? Cioè, sì, guarda la telecamera, là. Guarda la telecamera. La devi guardare. Allora, saluti, il mio nipotino Anna. Anna Rita. Si è dimenticata. I figli, i figli sono Anna e Valeria. Allora, piano piano. Anna Rita e Valeria. Anna Rita e Valeria. I nipotini, Gaia, Giulio, Carlo e Cecilia. Oh, che bello. Quanti nipotini avete? Quattro. Quattro? Sì. Anna Rita, Valeria, Giulio, Carlo. Anna Rita e Valeria sono le figlie. Ah, ecco, ecco. E quattro nipotini. E quattro nipotini. Comunque aggiungo pure il saluto ai generi, se non ci offendo. Certo, sono sempre i generi. Oh, come sono questi generi? Bravi. Bravi, bravi. Vabbè, non è che possono dire che sono cattivi. Giuseppe e Nico. Giuseppe e Nico, va bene, avete... In mezzo ai generi, è vero. Però. Sempre generi sono, è vero. Oh, bello, avete dei grandi suoceri, sono simpaticissimi. Poi, poi mi ricordo, abbiamo... come si chiama questa? Non mi ricordo. Gertrude, no, lei è la famosa Jenny, che ormai conosciamo benissimo tutti quanti, poi anche ormai in tutte le trasmissioni, protagonista. Perché a sfida ai fornelli sei allora, venuta. Allora, buon pomeriggio, io buon sono pomeriggio. Jenny. A Pane Quotidiano ti abbiamo intervistato. Sì. Qua sei venuta. Sì, da casa. Se vuoi chiamo. Sostituire Federica, meglio shopping a me, fa piacere. No, dai, lasciamola lì, no, più giovane, dai, lasciamola stare. Vabbè. Diamo spazio ai giovani. Assolutamente. Allora, Jenny, cosa fai nella vita? Io sono casalinga. Sono mamma e sono moglie. Moglie di cotanto marito. Di cotanto marito. Saluto i miei figli Mario e Rosa, che sono a Chieti. Li salutiamo anche noi, sono teatini. Teatini, teatini. Ecco, lo spieghiamo anche alla telefonata. Sì. Alla ospite dell'altra volta. E poi c'è l'ottimo... Io sono cotanto marito Claudio. Cotanto marito Claudio. Sono Claudio, sono assistente tecnico al Pascal. E poi per il resto ci conosciamo, sono gioco a scacchi, come tu sai. Sì, sì. Poi canti batterista. O suoni? Suona. Sarei batterista. E oggi suonerà. E oggi sono venuto con il mio chitarrista. Oh, con il suo chitarrista, conosciamo il suo che chitarrista, si chiama... Sei microfonato. Claudio, passagli il microfono. No, puoi parlare. Claudio, che cosa fai nella vita? Sì, io insegno a scuola al professionale Pacinotti. Al Pacinotti? Insegno elettronica. Tu sei abituato al Pacinotti, dove non c'è neanche una ragazza, hai mandato tua figlia, dove non c'è neanche... No, guarda che non è proprio corretto. Sì, sì. Perché c'è l'indirizzo di moda, giusto? C'è indirizzo moda, c'è l'odonto tecnico. C'è ampliato. Sì, sì, c'è l'ottico. Come istituto superiore. Ampliato. A proposito, qualche puntata fa di Pane Quotidiano abbiamo conosciuto quattro ragazzi che stavano facendo salasso al Pacinotti, vi salutiamo. Ciao salutiamo. Ragazze! Tanto abbiamo il video, sì, l'abbiamo sgamati durante un salasso, facevano tutte e quattro odontotecniche, quindi insomma sono sgamabilissimi. Cosa insegni? Elettronica e elettrotecnica. Elettronica e elettrotecnica, in pratica io prenderei sempre due. È la mia materia. Capisco. Niente, sì, anche la materia di Federica. Beh. Oh! Ma loro lo sai. Ma passiamo il gelato a queste due belle signore. Loro canteranno e balleranno. Sì. Assolutamente no. Voi sapete che in tutte le trasmissioni che si rispettino ci sono le veline e ce l'abbiamo anche noi, perché loro che hanno detto all'inizio non vogliamo parlare, quindi parlerete. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Tania. Vengo da Foggia. Mm? Sono la moglie di Claudio, la mamma di Federica.
e la mamma di Giuseppe che sta a casa. Oh, infatti doveva venire anche Giuseppe, no? Sì, ci sta un corso di batteria. Giustamente. Vizio di famiglia. Mancava. Tu suoni, scuola, canti? No, io lei faccio... Lei presenta. Ah, tu sei una presentatrice? Sì, io sono la presentatrice. Allora, accomodati. No, grazie, oggi faccio lavorare voi. Io non voleva parlare. Io non sono le presenta, a fine serata il compiattino raccoglie l'offerta. Questa è una cosa buona. C'è l'offertorio. Oh, no, perché noi il 30 giugno finiamo di lavorare, se poi vogliamo fare qualcosa insieme. Io sostituisco, cioè, io dico due stronzate e tu passi col piattino. Io faccio qualcosa, no, okay, non mi preoccupate. Ok, quindi presenti cosa? Io presento loro, il chitarrista, la cantante e il batterista. Bellissimo. Il gruppo, siamo proprio un gruppo musicale. Ma infatti completo. Io la vedo abbastanza spedita. Sì, ma si vedeva già all'inizio, voleva fare un po', si voleva far quella la calzetta. Sì. Qualcosa bisogna dirlo. Oh, è bene, è bene. E tu invece? Passo il microfono. Mi chiamo Grazia. Parla. Parla. Già. Ho 17 anni e studio al Poerio. Oh, e studi al Poerio. Mi piace il Poerio, mi piace. Oh, al Poerio. Cioè, sono più ragazze. Voi fate gemellaggi tra le scuole? No, no. Tu invece sei amica di Federica. Sì, tu sei qui in qualità di amica di Federica. Canti? Sì. No. Mi ha detto che... Lei è sottovenuta. Ah, è sottovenuta. Alla break dance. Sì. E quindi cosa sei venuta a fare qua? La presenza. Ah, no, perché so che canterai. Mi hanno sì, detto. Sicuro. Mi hanno detto che canterai. Quindi sei al Poerio a che anno? 17 Quarto. Anni? Allora, sì, quarto. Ci voleva molto. A capirlo, quale indirizzo del Poerio? Economico-sociale. Economico-sociale, bellissimo. Saluto, tra l'altro, la dirigente scolastico del Poerio, la Caldarella, che presto sarà qui. Cioè non oggi, cioè, se no facciamo caramba che sono qui. Hai fatto i compiti? Sì, sì. Sì, ha fatto i compiti. Dicono tutti così, problemi ma... non ce ne sono. Tu? Sì, sì. Sicuro? Sì. Che cosa hai per domani? Ho solo un'interrogazione di analisi, tra l'altro saluto la professoressa. Come si chiama? La professoressa Garofalo. Bravissima professoressa, ce l'ha detto prima. Domani bravissima. Sì, è vero? Sì, e poi c'ho anche un'interrogazione, forse, della professoressa Cerico, la chimica organica. Fantastico! La chimica organica è una delle cose più difficili del mondo. Voi pensate che io volevo fare, dopo il liceo, volevo iscrivermi a biologia, e mi sono iscritto a biologia. Poi quando ho visto che la biologia era la chimica, cioè c'era la chimica, sono scappato, e ho fatto una cosa bella, mi sono iscritto a giurisprudenza, come tutti quanti, che non serviva che a facciamo? Niente. Che facciamo? Iscriviamoci a giurisprudenza. Però, ecco, chimica organica è una delle cose... È abbastanza difficile. È bruttissimo. Cioè, dimmi una cosa di anzi, insegna una cosa di chimica organica a Federica. No, lo so. Federica invece è laureata in moda, gli esami erano cucito 1, poi... Cucito 2. Cucito 3. Fino all'8. Fino all'8. 8 esami, 8 esami di cucito. Ma prima c'era scucito 0. Sì. Sì, è ovviamente. Oh, allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione e parlare con i nostri ospiti, vi devo far vedere un video che è quello delle Ragioni del Cuore, perché l'Associazione delle Ragioni del Cuore, che si occupa di volontariato, soprattutto i ragazzi disabili, di dare un po' di sostegno a dei ragazzi disabili, ha compiuto 5 anni e alla festa del 5° compleanno delle Ragioni del Cuore c'eravamo anche noi, ecco un piccolo video. Sarà, non è la realtà che sfugge mai, qui e adesso, e mentre passa una canzone gli attimi rallentano, potere della musica che attraversa
Eccoci qua. Carina questa festa. Era bella, sì, è stata una bella festa, ci siamo divertiti, c'era Michele Norillo, abbiamo mangiato. E anche mangiato, riso, perché sì, c'era Michele Norillo. Sì, riso, ci siamo divertiti, è stata una cosa veramente bella. Ringrazio l'associazione Le Ragioni del Cuore, Tiziana Denisi, Nonna Pina, Carmen Catalano, insomma, tutti quanti, perché insomma ci hanno dato la possibilità di partecipare. Non abbiamo ancora ricordato lo sponsor. Come dice serio? Non ricordo tu. Allora, quindi chi giocherà con noi dalle 15:30 in poi, lo 0881 33 00 35 vincerà tre confezioni di yogurt drink, cioè sì, yogurt da bere della Mila. Ma che bravo! Buonissimi, tra l'altro, buoni. C'è il limone, c'è la fragola, c'è pesca, la pesca, fichi d'India e lici. Cioè anche siamo proprio senza oltre. Spine però, esatto, senza spine. E ci fa veramente piacere. Allora io inizierei così entriamo nel vivo facendo cantare la nostra cantante, perché sì, no, cioè, non è giusto che perché si deve riscaldare subito a freddo. Noi siamo cattivi, e per deliziarti comincerà sì, proprio con sì, una canzone di Laura Pausini. Ecco, questo insomma un po' meno, però sicuramente sarà meglio di Laura Pausini, che insomma, che sarebbe e mi manchi amore mio in assenza di te. Va bene, sei contento Carmine? Sì, dai, ce l'hai. Allora sì, facciamo proprio la vera presentazione. Vabbè, no? Togli il microfono, sì, il gelato. Ah, ma vuoi cantare a fianco alla tua amica tu? No. Allora, facciamo la vera presentazione. Innanzitutto, è un po' emozionata. Sei un po' emozionata, non ti preoccupare, tanto sto io a fianco. Allora, vabbè, capirai. Cioè. Ora ti faccio. Ma come ti è venuto di cantare Laura? Come mai ti piace Laura Pausini? Beh, perché lei è tutto per me, quindi. Addirittura! Sì. Cioè, come per me è bellissima. Cioè, quando eri piccola, cioè da quando dalla solitudine. Esatto. Cioè, e tu eri contenta di sentire La Solitudine? Beh, per forza. La canzone più bella di Laura Pausini? Non lo so, se non te. Una delle ultime. Tu la conosci, ovviamente. Sì, certo, cioè, ovvio. Okay. Vuoi cantare, vuoi metterti a fianco a lei, così, insomma, come supporto morale? No. Vabbè, allora, in assenza di te, di Laura Pausini, canta Federica Petrone, diciamo pure dirige l'orchestra. Petrone, non Perrone. Sì. No, Petrone. Sono Petrone e Perrone. Ah, cioè, vabbè, cioè, ma noi. Dovevano, cioè, l'originalità, non poteva, così è più facile. Canta Federica Petrone, dirige l'orchestra, il maestro Beppe Sicchio. Sempre lui. No, perché conosco solo lui. Cioè. Sei pronta? Sì, prontissima. Sono nata pronta. Laura Pausini. Io come un albero nudo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù. È quasi Natale, tu non ci sei più. E mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di. E in assenza di te, io ti vorrei per dirti che. Tu mi manchi amore mio, il dolore. È un vuoto dentro me. Perché di noi è rimasta l'anima, ogni piega, ogni pagina. Se chiudo gli occhi sei qui e mi abbracci di nuovo così. E vedo noi stretti dentro noi, allegati per non slegarsi mai, in ogni lacrima tu sarai, per non dimenticare.
per dirti che tu mi manchi, amore mio. Il dolore è freddo come un lungo addio. Ho bisogno di te, il vuoto è dentro me. Il bottone era bellissimo, questa cosa. Guarda, dimmi tutto. Allora, ho detto io che la Laura Pausini non c'ha cocche. Sei più brava tu, Laura. Cioè, non dire che ti piace. No, tra l'altro, a Laura Pausini piace Federica. Ragazzi, cioè, non mi fa parlare. Sino ero contento. Cioè, parla. Tra l'altro, Laura Pausini è un soprano. Quindi lei è un soprano a tutti gli effetti. Bravissima, perché prendere grazie comunque quelle note così alte è difficilissimo. Brava. Grazie. Però riesci ad avere la voce dolce, sì, ma anche la voce graffiante. Brava. Oh, mi è piaciuta molto. Che, cantando una canzone di Laura Pausini, ora togliamo il fatto che a me non piaccia Laura Pausini, però cantando una canzone di Laura Pausini, probabilmente non riesci a tirare fuori la voce, perché non puoi tirare fuori la voce graffiante, ma secondo me se canti un pezzo di Tina Turner, tu lo canti un pezzo di Tina Turner. Sei d'accordo tu che sei il padre? Sì. È vero? A prescindere. Perché, no, ma sei perché, il padre. No, vabbè, cioè, ma non è una questione di, come sì, si dice, no, di ogni scarafone, no? No, cioè, no, è brava proprio, cioè, sì, sì, ha una voce veramente brava, bella, brava, bella, brava, bella. Tu, critico musicale, che ne pensi? Parla bene. Parla bene, se no a buschi. Beh, io Federica la conosco già da parecchio, quindi diciamo che ho seguito tutti i suoi miglioramenti. Certo. E che sono stati poi, cioè il passo non è stato gigantesco, era già brava prima, insomma. Sì. E quindi adesso riesce a cantare anche delle canzoni un po' più complicate, perché questa non era semplice, insomma. No, era abbastanza, sì. Ma studi canto? I passaggi. Sì. Ah, studia canto. Eh? Studi canto. Si dove sente, studi però canto? Vado da Valerio Zelli, infatti lo saluto. Salutiamolo, perché complimenti. Oh, anche perché certo, è stato bravo pure lui magari a instradarti, a indirizzare la voce nel canale giusto. Oh, poi no? Noi portiamo fortuna, portiamo fortuna. A tutti tranne a me. Qua, a tutti tranne a noi. Tutti, sì, tranne, sì, a voi. Allora, loro due stanno facendo strada. Telesbruz ieri 87%. Fantastico. Ma come fa a sapere tutto? Sì, perché lei guarda, è una specie, e quindi ha stravinto. Ma chiamavano Audite. Esatto. È incredibile, sa tutto. Sa tutto. Oh. Claudio. Noi votato comunque, abbiamo votato. Certo, anche io li ho votati e sono andati benissimo. Poi abbiamo i fratelli Pietro Cola, che sono arrivati a Rai 2, cioè che è una cosa bellissima, con la cucina dei fuorisede. Manco solo io. Manchi soltanto te. Se qualcuno vuole far arrivare anche noi da qualche parte. Vabbè, però solo lei, perché piace la Pausini, quindi. Questo è un problema, non lo devi dire, è un problema. Vabbè, ma ti piacerà qualcun altro, cioè. Sì. Cioè? Biagio Antonacci, già. Comunque insomma, musica italiana, sì, giusto? Assolutamente, solo musica italiana. Pink Floyd. Ti piacciono i Pink Floyd? Sì. Male, questo è un male, questo è un male, Federica. Tutto quello che vuoi. Assolutamente. Com'è stata la performance di tua figlia? Però veramente, cosa pensi di questa performance? No, è stata brava, ma già noi la sentiamo già spesso, perché spesso andiamo in qualche locale che fanno karaoke, quindi la sentiamo. Le gare di karaoke vince lei, assolutamente. Sì, poi al mare, quando andiamo anche in vacanza, che fanno le gare. Questa è una cosa. Rompe dalla mattina alla sera. Però questa cosa di cantare già davanti comunque a un pubblico, a delle persone, aiuta tantissimo. Certo. È importante. Sì. No, comunque, allora, il pezzo di Laura Pausini era veramente difficile, sì, soprattutto sì, quando sì, raggiungere i toni, dei toni alti. Toni alti. Ma veramente. Dopo vai a dormire. Che ne pensi della tua amica? Condivido il pensiero di Tania. Oh, ora cosa ci canti tu? No, perché abbiamo anche le basi musicali, cioè, abbiamo tutto. Per esempio. Che ha detto? C'è lì.
Ma guarda, vado subito. C'è lei. Scusa, Carmine, noi non ti sentiamo. La pubblicità? Sì, no, perché le casse sono. Voi non sapete. Noi stiamo qui, ma le casse stanno a Telefoggia. Stanno. Non sentiamo niente. Vabbè, c'è la pubblicità? C'è la pubblicità, la pubblicità, e dopo sentiamo un'altra cantante. Pubblicità! Valide dal 26 aprile al 7 maggio. Maionese Kraft 250 ml 85 centesimi. Ferrero Nutella da 825 grammi a 4,39 euro. Latte parzialmente scremato Parmalat a 68 centesimi. Croissant di Vella farciti a 1,09 euro. Acqua Sveva a 6 bottiglie da 1,26 centesi. Succhi Valfrutta 200 ml per 3 a 0,89 centesimi. Sole Piatti a 79 centesimi. Ace Candeggina Classica 4 litri a 1,79 euro. General lavatrice 21 lavaggi a 1,99 euro. Certosa Galbani 80 grammi per 2 a 1,19 euro. Sottilette classiche Kraft a 1,19 euro. Danone Activi a 125 grammi per 4 a 1,98 euro. Valle degli Orti Minestrone Classico 450 grammi a 99 centesimi. Otto Ringo San Montana a 1,99 euro. Olio extravergine di oliva a 3,79 euro. Pomodori pelati De Santis 800 grammi a 48 centesimi. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Col nuovo numero di Convi Magazine. Tempo libero, San Giovanni Rotondo, Borgo in Sagra, degustazioni tipiche, artisti e musica, lifestyle, paese che vai, usanze che trovi, il bon ton a tavola, nutrizione, confronto delle diete, vari tipi di regimi nutrizionali, cucina, spaghetti con fave fresche, pancetta e pomodori secchi e in più gossip, news e attualità. Tutto sui tuoi programmi TV preferiti. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente, che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Dietro delle tagliatelle così, ci sono sempre delle ottime uova fresche, di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità, fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto, c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane.
La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati con V, la differenza in evidenza. Eccoci qua. Cioè, nel frattempo qua abbiamo fatto qualunque cosa. Sì, esatto. Sì, è incredibile. Abbiamo anche parlato. C'è una telefonata solo per te. Solo per me. Addirittura. Fantastico. A chi sarà? Pronto. Sono Luigi, pensavo Mila Jovovic, Luigi. Ma Luigi, oh. Luigi, dove sei? In cucina, davanti alla televisione. Non è che sei nel bagno, rimbomba troppo. No. Sento la tua voce nella tazza. Sicuro? No, quello si chiama seduta di gabinetto. Ecco, sei in seduta di gabinetto. Ciao Luigi, ti sta piacendo questa puntata? L'altra volta tu sei stato grande. No, devo dire abbastanza carina. Abbastanza, quindi comunque cioè, non è un voto potrebbe pieno. Migliorare, esatto. Potrebbe migliorare. No, come... no, anzi, senti, volevo dire una cosa. Ecco, solo fare... Perché per me hanno già vinto. Gli auguroni proprio al massimo agli Airwolf. Ah, gli Airwolf, è stato gli Airwolf, certo. Pensavo volessi dire che Federica ha cantato bene. Vabbè, Federica già sei fatto suo, ecco. Ecco, già sei fatto suo. Cioè, no, ma no, cioè, tanto lo dice a tutti. Cioè, se vengo io, canto io. Cioè, ma Luigi, Federica chi? Tu no, cioè tu non sai il fatto tuo. Com'è? Federica chi? Ce ne sono due. Federica Panicucci. Federica Panicucci. Ma turbo. Vabbè, hai uno specchio a fianco a te, sei arrampicando. Allora. Domanda. Mo ti dico, la prima cosa che dirai è ai. Allora, vai. Allora. Mi sono fatta male? Sì. Da mo'. Cos'è il purgatorio? Dillo bene. Cos'è il purgatorio? Luigi, o ci fai dire la domanda? Luigi. Calmati. Cos'è il purgatorio? Hai tre opzioni. Sì. Il posto dove vanno gli stitici. Sì. Due, è l'anticamera del paradiso. Tre, è il luogo dove si produce la magnesia. Il purgatorio. Non sospetto. Non hai detto ancora ai. La seconda. Bravissimo! Ma bravo Luigi! Bravo, facciamogli un applauso! Bravo Luigi! Luigi, somigli un po' a Gianni Morandi, te lo hanno mai detto? No, veramente molti mi dicono che somiglia a Totò. Detto? No, non è vero, no. Somigli un po' a Gianni Morandi, somigli, sì. Ma dove? Sì. Gianni Morandi dopo che andò sotto la macchina. No, veramente. Oh, allora Luigi, canti? Ma, scusami. Hai vinto tre confezioni. Vabbè, nessuno mi ascolta, ragazzi. Per favore, 30 secondi di silenzio. Io e Luigi, ascoltiamo le... Luigi, vuoi sapere cosa hai vinto? Non ti interessa? Ma che cos'è, Luigi, il tuo telefono? Sì, è un altro telefono. Ma perché qui chiama la gente no, strana? No, perché fa l'altro quiz col telefono. Cioè, sì, è vero. Allora, calmati, Luigi, hai vinto! Hai vinto tre confezioni di yogurt da bere Mila. Ti piacciono?
A me no, però a mia figlia sì. Beh, vabbè, oh, così l'importante è che te li devi tenere, lui te li devi tenere. Cioè, sono i tuoi ormai. Adesso devi cantare. Ci provo, basta che non si scurisce il segnale di Teledona. No, non ti preoccupare, vabbè, già ci pensano Vai. Tante altre persone. Di Gino Paoli. Allora, eravamo quattro amici al bar. Che volevano cambiare il mondo, destinate a poco scusa in più. C'è una donna, un impegno in banca, si parlava con profondità. Sì. Anarchia e di libertà, tra un bicchiere di coca e un caffè, tirava fuori i suoi perché. E poi veniva il suo tarò. Sta nel bagno sicuro. Sta proprio dentro al bagno. Hai finito? No. E quando finisci tira lo scarico. Anche per gli amici credo nel momento. Sì, infatti, è vero, giustamente. Luigi sei stato bravissimo. Luigi sei stato bravissimo, Luigi, complimenti. Hai tirato lo scarico, Luigi. Saluto tutti gli ospiti, tutti voi e soprattutto ho un augurio particolare agli Ewolf che sicuramente per me hanno già vinto. Ma lei piacciono tantissimo. Vabbè, gli Ewolf ti ringraziano sempre. Cioè ogni volta che ci incontriamo, no, ringrazia Luigi. È vero, grazie Luigi, sei sempre... Ciao Luigi, grazie, sei caro. Simpaticissimo, sei sempre Ciao. Simpaticissimo. Grazie. Oh, allora, che confusione. Sarà perché ti amo. Perché ci sono quelle due signore lì che vogliono cantare. La vogliono cantare tutta. Sì, sì, la vogliono cantare tutta insieme alla coppia più bella del mondo, a Jenny, loro due, cioè voi due vi risparmio, cioè perché voi poi, ecco, cioè, però, e voi tre ormai siete insieme, perché ormai voi due siete praticamente un corpo e un'anima, no? È vero, e non ci lasceremo mai. Canzone. Ce l'abbiamo. Siete pronte? Puoi alzare, teste, puoi alzare, Carmine. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. E primavera sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola prima, sempre più in alto via. E vola, vola così, il mondo è fatto di te. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. È arrivata una telefonata dal Poerio, puoi anche non andare più, ti puoi ritirare, cioè, veramente. Momenti di delirio. Ma non sa cantare. A me non ha telefonato nessuno. No, infatti, avevano già cacciato prima. No, Tania sa cantare, poi loro due canticchiano, ma il ruolo principale sembra nel film di Pieraccioni, quello che cantava nel coro, muoveva soltanto la bocca, muoveva già... Zan, ecco, bravo. Cioè, ora per questo devi cantare My Way di Frank Sinatra da solo. Da solo? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma canta solitamente? No. Non canta mai, mai. Ma parla. Quindi, è l'uomo dei tuoi sogni, diciamo. Non neanche una parola. La spesa, La spesa è cucina e basta. Cucina. Beh, cucina. Vabbè. Cioè, avrà un lato negativo. Non ha lati negativi. Ma attenzione, com'è possibile? Da quanti anni siete sposati? Tanto. Non si ricorda più. No, te lo dico io, a luglio ne facciamo 39. 39 anni e non ha lati negativi, no. Fantastico. Invece lei devi dire anche tu la stessa cosa. No. Sì. Io ti posso dire che la risposerei. La risposta. No, ma ragazzi! Ma bellissima questa cosa. Cioè, chi lo dirà?
direbbe mai a Federica la risposta. Dai! Non te la sono presa, proprio presa, cioè, però no, ma Federica è sposata con Dio. Stefania, vieni in mio aiuto. È vero. No. Federica quest'anno prende i voti, veramente. Sì. Tenente colonnello, sì. Sì, del grande e sacro ordine delle bizzoche reali. Sì. No, quelle, è vero, i voti da casa li avrebbe sicuri. Sì, i voti da casa li avrebbe sicuri. Hai visto? Cioè, si risposerebbero. Federica? Ma? Iride ha detto che ti vota. Sì, Iride ti Iride, vota. Sì. Iride, Iride ti vota. È bravo. Voi invece da quanto tempo siete sposati? 30. Microfono. 30. Sì. Anche tu lo risposeresti? Certo. Assolutamente. Senza dubbi. Senza dubbi. Cioè, meglio lui o Gabriel Garco? Meglio lui. Ma no! Bellissima! Comunque è vero. Anche se Gabriel Garco mi piace. No, mi piace. Però ecco. Da sposare solo Claudio. Da sposare. E lui che ne pensa? La risposerebbe? No, lui prenderebbe Gabriel Garco. Anch'io, io preferisco lei a Gabriel Garco. Sì, mi hai tolto la parola di bocca. È giusto. Sì, voi invece da quanto tempo siete sposati? 21. 21, è bellissimo però Petrone Perrone, è bellissimo. Cioè, 21, e anche voi sicuro? Assolutamente sì. Per altri 200. Ma bellissimo. No. Mi sembra il programma di Mengacci, visto? Sono tutti felici. Ma sono i matrimoni erano in crisi. Piero, e tu da quanti anni sei sposato? Da tre. Risposeresti Stefania? Cioè, non è che so io, bisogna vedere se lei risposerebbe a me. Ma glielo chiediamo pure a lei. Probabile, sì. Cioè, io... Sì, cioè, ha detto ma ci ha credo. Detto, no, è scappata, sì. No, perché c'era Gabriel Garco fuori, ha detto, vabbè. Ma chi vuole di voi può fare le domande a Piero, già che nessuno gliele fa mai, sì. E le fanno sempre a me, facciamole anche noi a lui. Sono proprio Gianni, tu c'è la mia spalla. Che volevo farti da tempo. Una domanda che voleva fare. Grazie, Federica, grazie. Sì. Qual è il tuo cantante preferito? Gli Iron Maiden. Grande. Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden. Cioè, perciò non riesco, cioè, sono un po' incompatibili con loro così. Però in macchina ascolta Gigi D'Alessio. E mai? Preferisco morire. Gianni Morandi. David Gilmour. Vabbè, ma quella è la storia, ma quella non può non piacere. L'amaro Ramazzotti. No. Ci sarebbe un posto, però. Questore dei grandi Ramazzotti. No. Gigi D'Alessio penso preferirei morire, cioè senza nessun problema, no. Gli Iron Maiden sono i miei cantanti preferiti, ma non solo, perché poi ce ne sono tanti. Gli italiani mi piacciono meglio le storie tese, perché secondo me come musicisti in questo momento sono imbattibili. Non è vero, ti piacciono anche gli stadio. In questo momento mio figlio avrà detto grande Piero. Sì? Chi l'avrebbe detto? Mario, avrebbe detto grande Piero. Assolutamente, proprio sì. Qualche altra domanda? Anzi, vi racconto un aneddoto. Quando io ero in Francia, ho mangiato... c'erano i campionati di scherma e io ho mangiato allo stesso tavolo con Bruce Dickinson, il cantante degli Iron Maiden, e non l'ho riconosciuto. Cioè, questa è stata la cosa più bella. Perché lui aveva i capelli corti, io solitamente me lo ricordavo i capelli lunghi con la barba, ed era l'uomo della mia vita, come Laura Pausini per lei. Quando ho finito di mangiare, il medico ha detto: ma che fortuna, hai mangiato a fianco a Bruce Dickinson, e io sono sbiancato. Ma veramente? Quindi per farvi capire. Vabbè, avete altre domande da porci? No. Ok, no. Sono contento. Ecco. Tocca a voi, è il vostro momento. Allora, cosa microfono. Sì. Cosa ci fate sentire? Noi ci siamo azzardati di fare una versione acustica di una canzone di Pink Floyd. Madonna, ci siamo proprio azzardati qua. Ecco. Bellissima la chitarra. Speriamo di non aver dissacrato il nostro gruppo preferito. Sì. Ma no. Sicuramente no. Io, a differenza di Federica, che è cantante, sa il testo a memoria, io non sono cantante e leggo il testo. Oh, vuoi chiedere, visto che siete in vena di domande, vuoi chiedere a Federica qualche canzone dei Pink Floyd? Allora, dimmi, Federica, dimmi. Io non disdegno la musica internazionale, ma mi piacciono questo genere di gruppi, insomma, musicali, però non li ascolto perché io. È tipo quella che sta suonando. Non essendo madrelingua inglese, non riesco a cioè Federica, cioè io non ascolto le canzoni così, i Pink Floyd, devo capire cioè il neanche senso. una dei Pink Floyd, ma sì, ma le conosco a memoria. Education. Quella sì è famosissima, però non le conosco. Vabbè. Quelli che ascoltavo Laura Pausini, cioè vabbè. Che ok dire, scusami. Cioè,
Non lo devi dire in giro. Non lo... Se è fidanzata lei, è fidanzata? No, no, felicemente single. Ma secondo te lo voleva dire a te? Cioè il padre già voleva dire la cosa appresso, ha ragione. Vabbè, giusto, giusto. Allora che ci fate sentire dei Pink Floyd? Learning to Fly. Ah, uno per un pezzettino. Una cosa così. Sì, facile, ma bellissimo. Una piccola cosa. Claudio e Claudio. Into the distance, a ribbon black stretched to the point of turning back. A fly of fancy in a windswept field, standing alone, my sensory lid. Can't keep my eye from the circling sky. Don't time the twister, just the earth by me speed high. Eyes are forming on a deep on my wings. I need the warnings, I thought I follow everything. No navigator wind my way home. I leave the empty and tiny to stone. A sole intention, there's a longing to fly. Condition grinding by the tell me to try. Can't keep my eyes from the circling sky. Don't tie the twisted, just hope I'll miss me high. Above the planet, on a winged prayer, I grab yellow, a vapor tray in empty air. Across the clouds, I see my shadow fly. Out of the corner, oh my weathering eye. There's no sensation to compare with this. Suspending animation, a state of bliss. Taking my mind from the circling sky. Don't time the twister, just the old by me speed. Can't keep my mind from the circling sky. Don't time the twister, just the old by me speed. Ed era difficile, tra l'altro questo è un pezzo che ha fatto un po' la storia della musica e da questo pezzo hanno tratto ispirazione praticamente tutti. Come mai Learning to Fly? Questo perché noi l'abbiamo già fatta, diciamo, nel gruppo. Come si chiama il gruppo innanzitutto? Il gruppo si chiama Clem. Clem? Clem, però adesso siamo in, un po' in animazione sospesa, perché Mario, che è il cantante, mio figlio Mario, adesso studia a Chieti, quindi è fuori, e quindi stiamo comunque continuando a suonare per passione, quindi stiamo facendo dei brani acustici. Sì, sì. Telefonata. Per Carlo. Ah, per Carlo. Allora rispondi tu direttamente. Pronto? 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 Piero? No, non è Carlo. Per Carlo per Piero. Per Carlo per Piero la telefonata. No, per te, Piero. Ah, per me, ciao, come ti chiami? Ciao. Mario. Mario? Senti, Mario da Foggia. Mario da Foggia, ciao. Bene, ciao. Senti, Piero, mi puoi spiegare un po' il fatto dei playoff, il regolamento dei playoff, perché non l'ho capito bene. Ah, cioè, non è proprio la mia... Allora, praticamente in questo momento... Il Foggia, correggetemi se sbaglio, soprattutto tu che sei tipo, il Foggia che è la miglior seconda, giocherebbe in casa con l'Alessandria, la migliore quarta. Che è la migliore quarta, ci sei? E in caso di vittoria
giocherebbe sempre in casa con la vincente tra Bassano e Lecce. Quindi in pratica si quali... allora, le prime sono andate. Mi interrompo un po', ma se noi arriviamo quarti, noi dobbiamo giocare tutte le partite in casa? No. No, 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 se arriviamo quarti non arriviamo quarti, perché praticamente è impossibile che... Se per caso non riusciamo a... Bravo! Guarda la grafica, no? Cioè noi per arrivare... Io non la riesco a capire proprio, perché la RAI dice una cosa, qua dice una cosa... No, allora, il regolamento è semplice, no? Allora, le seconde vanno ai playoff, le terze vanno ai playoff e poi le migliori due quarte dei tre gironi vanno ai playoff, ok? Allora, e se noi, esempio, arrivassimo terzi, la Maceratese arriverebbe seconda, a noi dovessimo giocare con la Maceratese, perché la Maceratese... Ma perché dobbiamo arrivare terzi? Che basta un punto e siamo secondi. Se noi arriviamo terzo, però se noi arrivassimo terzi andremmo a giocare con la Maceratese. La Maceratese è forte. Come ha detto Gianni, ma vedi che pure l'Alessandria è forte, perché è arrivato in semifinale di Coppa Italia, cioè, in questo momento, in questo momento, ma c'era Pietro, è forte. Ho capito, ma sì, ma sono tutte forti, perché comunque sono arrivate tutte ai playoff, quindi alla fine sono tutte squadre forti. Però io lo volevo dire, cioè io volevo farmi osservare un po' durante il fatto di domenica da Gianni Scuola in diretta, ma non ho riuscito a prendere la linea. Però è semplice. Una buona delucidazione. Oh, vabbè, è ma così. Fanno a meno vedere sulla rete le partite dei playoff. Cosa, scusa? Sulla rete le fanno vedere. Li fanno vedere sempre su SportTube. Solo alcune partite dei playoff si vedranno sulla Rai, ma non sono ancora decise, perché non sappiamo ancora chi va ai playoff. Mi sono spiegato? Speriamo che andiamo almeno come secondo, che la Maceratese arriva a testa e giochiamo o col Pisa o giochiamo col Pisa. Deve giocare a Guilafoggia non c'è. No, non deve giocare, lui sta chiedendo solo delucidazioni. Carlo, ho detto bene fino ad ora? Benissimo. Sì, quindi insomma è così. Ma noi tanto arriviamo secondi, cioè, perché a noi manca un punticello con la Juve Sabbia, quindi alla fine. Peccato, è caduta la linea. Problemi non c'è. Sì, ho capito. Però... un'altra informazione, ha chiamato un signore. Anche ora esce la processione. La processione non sappiamo quando esce, però quando si ritira lo sappiamo. Comunque, non ti preoccupare, tanto arriviamo secondi, quindi stai tranquillo. Mario, non ti preoccupare. Poi se vuoi che Federica ti spieghi un po' il fuorigioco, non è io un lo problema. So tutto quello. Ok. Ah, che fatica. Ma c'è un'altra telefonata o no? No, vado avanti. Guardiamola tutti quanti. Tutti. Che ne dite? Allora, decidiamo noi, giuria popolare. Oh. Facciamo riposare ancora un po' Federica e facciamo cantare Federica. Federica ora ci canterà. Cosa ci canterai? Ma Federica bella o Federica bellissima? Certo, io vedo una Federica bella, l'altra. Dai! Cioè, Federica riserva, diciamo. Quella di riserva. Sì, no, non è vero, dai, anche è bella. Oh, guarda, com'è bellissima. Federica dal vivo? Bella, ma non possono dire diciamo. Brutta. Non è vero, possono. Cioè, lei se ti deve dire brutta, te lo dice, cioè, è vero? Anche io la dico, sono sicuro. È vero, se lei dice che sei bella, sei la bocca della verità, sei tranquillo. Infatti, certo. Vabbè, che ci vuoi cantare? Ci canterà, visto che le piace un sacco Luca Carboni, da morire. Visto che va in palestra, il mio cantante preferito. Ci canterà Fisico Bestiale. Ok, sei contenta? Ma la canti insieme a me? No, non sono io Fisico Bestiale, cioè è un insulto. È un dai, insulto. Ma come mai è come far cantare canta agli Iron Maiden una canzone di Cristina D'Avenza? Perché D'Avenza? Tu non canti mai, vuoi sempre far cantare. Dopo no, tu sei non più canti brava. Mai, a me sto fatto non mi piace. Fisico protesta. Bestiale, sì, dopo che la canti. Vai tranquillo, alle 4 ma io non la so. Vabbè, mi sono sicura vuole che. Vuole un fisico. Mi aiutano i miei amici. Per fare quello che ti pare. Fantastica. Perché di solito a nessuno
ancora della chiesa. No, vai bene così come sei, è bassissima per me. Tu che cercavi comprensione sai, comprensione sai. Ma che karaoke è? Competizione sai, competizione sai. Ci vuole un fisico bestiale per esistere. Non la so. A perché leggi sul giornale o certe volte anche alla sfiga. E basta, per quello ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai. Anche per fumare sai, fumare sai. Vuole un fisico bestiale per trasformare la vita. Sinistra dritto. Hai visto loro cantare? Fino a 3 mesi fa avevo gli I Wolf. I Wolf. Ho capito, ma adesso mi è rimasto solo I. Ma grazie, ma stai a mettere una canzone di Luca Carboni con la voce bassissima. Ah, quindi ci vuoi cantare un pezzo di Frank Sinatra? Ma guarda, è proprio nelle mie corde. Sì, ci vuoi cantare? Dai, volo! Il volo, il volo, il volo! A lei piace tantissimo, sì, la canzone, a Carmi. Vai. Ma scusa, non le conosco. Hanno ucciso l'uomo ragno. Sì, quella sì. Hanno ucciso l'uomo ragno. Dai. Ce la fa, ce la fa. Quella è un po' più di animazione, no? Sì. Mi fanno male le guance. Non si sente, devono andare al medico. Muoviti un po', sembri Ornella Manone. Arriva notte da lupi nel Bronx, nel locale stanno suonando blues e gli Stones. Passini nel bancone del bar, pieni di whisky e margarita. Tutto ad un tratto la porta fa slam. La novità sicura si mormora che i cannoni hanno fatto bene. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Signore, come direi Roberto Liero, brava. Dai. Vai, alla centrale della polizia. Centrale della polizia. Il commissario dice chi volete che sia. Cesso non ci fermerà. Ma basta, il crimine non vincerà. Stop. Chiediamo scusa a Luigi della prima telefonata di Federica. È molto peggio. Cioè, quella del Poerio ride. Io dai, ho detto tutto, cioè Jenny, fino allora ha cantato Jenny praticamente. La nostra star, guardala, eccola, ma dai, vabbè. Ma dove? Sì, non ti preoccupare, nella stella. Perché vabbè, io oramai quel pilastro qua non vedo più lo scarto. Vabbè, lasciamo perdere, facciamo cantare la vera cantante, va, che è meglio. Oh, guardate com'è, è felicissima. Lei è contentissima. Oh, che canzone, dove sta il gelato, dove sta il gelato? Canta una canzone di della grandissima. Ci canta un pezzo di Pupo, gelato al cioccolato. No. Pensavo Pupo, pensavo. Oh, cosa ci canti? Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Oh, e almeno tu nell'universo, canta un po', cioè almeno una Federica nell'universo. Almeno tu, cioè, ma non poteva scegliere 44 gatti, no? Tutte quelle difficili. Cioè, come mai almeno tu nell'universo? È difficilissima. Ma ti piace Mia Martini? Cioè, solo Laura Pausini. È inutile. Laura Pausini forever and ever. Oh, allora, l'unica cosa... Allora, quando canti, sì, non devi guardare il canguro, devi guardare la telecamera, perché prima stai guardando, che è un gran bel pezzo di canguro, però devi guardare la telecamera. Okay. Va bene? Sì. A chi dedichi questa canzone? A mio padre. Madonna, ma fantastico.
Cioè, tua madre non te ne frega niente. Anche. Vabbè, vabbè, vabbè. Tania, mi dispiace. Poi te la dedica a Federico, un'altra canzone. Vabbè. Basta, allora, basta. Basta, basta. Allora, con Almeno tu nell'universo di Mia Martini, Federica, che sarà sicuramente più brava dell'altra. Dai, Federica. Che c'entra? Universo.
sono bastardo, no? Io stavo là e facevo, ma ora deve fare l'acuto, lo acchiappava l'acuto, ma bravissimo. Allora, c'è una versione, questa è Mia Martini, vabbè, una delle più grandi cantanti che abbiamo avuto. C'è una versione di Elisa, di Almeno molto bella, verso, che era molto bella, ma devo dire, ma te lo dico sinceramente, sei molto più brava, ma veramente sei bravissima, quindi complimenti sicuramente a chi ti sta insegnando canto, ma complimenti ai tuoi genitori che ti hanno creato così, che ti hanno dato una cultura musicale, perché è fondamentale, una ragazza di 17 anni che canta una canzone del genere, ci metto la firma, cioè tu fai strada come loro, sono contento. Adesso visto che ti trovi qua, vuoi ballarci un po' di breakdance? No, allora... Non vuoi perdere il ballo? No, ma so che sa ballare, so che sa... Ballare, no, fantastico. Domani per piacere, chimica organica, cioè non gliela fate fare. Cioè, dopo, cioè, per favore, com'è che si chiama la professoressa? Cericola, cioè, professoressa Cericola, cioè per piacere, chimica organica. Domani, no. Beh, è bella perché l'hai sentita questa canzone, vero? Sì. Cioè, allora, ci puoi dire, sì, no, usa questo qua. È bellissimo cantare, sembra facile, ma non lo è. No. Però quando si sa cantare con il cuore... Sì, è la base praticamente. È fondamentale, sì, è vero. È vero. Che è una cosa che fanno pure loro, perché loro fanno vedere che sono i dilettanti, loro sono bravissimi. Ma da quanto tempo? Ma perché? Vabbè, lui è un ottimo chitarrista, l'ho visto. Vabbè, a me piace. Cioè, lui ci mette il cuore, Claudio, e questo è fondamentale. Quindi è importante. È importante anche, come dicevo prima, che i genitori... In questo caso tu sei stata fortunata, anche io a mio tempo sono stato fortunato, facciano capire ai figli che senza la musica noi non riusciamo, non avremo mai la mente aperta. La musica è fondamentale. Nel nord Europa la musica la studiano veramente bene, anche alle scuole elementari, e hanno la mente più aperta della nostra, non che siano più intelligenti, perché noi siamo, non ci facciamo mettere siamo tutti i piedi da nessuno, però la mente aperta che ha un musicista non ce l'ha nessuno, quindi complimenti veramente. Volevo fare una domanda a Federica, posso? Va bene, hai la facoltà. Grazie. Da quanto tempo studi canto? Allora... Cioè neanche Gigi Marzullo. Allora, io pessimo. La prima volta che ho cantato è stata alla comunione di una mia amica, avevo 7 anni. Pensa. Sì, e da allora ho capito che... Cioè, insomma... mica è stato Laura Pausini, pure la comunione... Cioè, certo, la... Invece ovvio, no, assolutamente. Invece no. Bella, quella è difficilissima. Sì. E tu avevi 7 anni? Sì, 6-7 anni. Già esisteva Laura Pausini? Certo, esisteva da sempre. Assolutamente. Allora, forse non ti è chiara una cosa, che la Pausini era migliore. Cioè... Cioè, anche secondo tuo padre... Beh, non lo so, però per no, non mi può, cioè non mi dare questo colpo al ma cuore. Ma mi spieghi no. che separiamo qui. Che cos'ha che non va? Canta in inglese, canta in portoghese, canta in spagnolo, ha presenza scenica, cioè ora ha condotto anche... Ha presenza scenica! Tantissimo, bravissima, cioè. È una delle... Cioè, bussa la porta, apre, ciao, sono il naso della Pausini, la Pausini sta alla stazione. Beh, a me sembra che secondo me più che guardare il naso tu guardi un'altra cosa di Laura Pausini. Laura Pausini, obiettivamente. No. È bella Laura Pausini. È brutta Laura Pausini, non mi piace. Non mi piace. Dai, Laura, non no. mi piace. Non mi piace. Niente. Io lo faccio malita. Mi dispiace. Faccio malita. Non vuole fare strada. Cioè, io ti stavo per raccomandare a The Voice, mi dispiace, non puoi. No, brava, veramente. Cioè, nonostante. Grazie. Però vedi Mia Martini come rende? Cioè, Mia Martini è una cantante. Oh, invece volevo sapere da Carlo, qual è il tuo cantante preferito? O cantante? O cantantessa? Cioè, da come l'hai detto? No, al medico non lo dico. No, dai, dillo. No, dillo. È un cantante che non ti piace a te. Che Madonna, fa? Chi è? Celentano. Chi Celentano? È? Celentano. Okay, bravissimo. Non mi piacciono quelli che cantano ogni volta azzurro. Azzurro. Perché Celentano non ha fatto solo azzurro, ne ha fatte tantissime. Vuoi cantare una canzone? Svalutation. No. Ma lo sai che non canta. Però, cioè, qual è la canzone che ti piace più di Celentano? Tutte. Beh, pure ce ne ha fatte certe che non sono proprio... C'ero ragazzo. Vabbè, ragazzi, la via tutte.
è la migliore. No, a me piace moltissimo Cenerentola. Mi piaceva anche come attore. Cioè, pensa che io e mia moglie ogni tanto ci vediamo ancora innamorato pazzo. Cioè, perché ci piace, era bravissimo. È bravissimo. Assolutamente. Il tuo cantante preferito? Gianni Morante. Oh, è qua. Mia madre, mia suocera, tutte. Cioè, vuoi cantarci? Se non avessi più te, meglio morire. Gianni Morandi è sempre uguale. Cioè Gianni Morandi, no, Gianni Morandi è bravissimo. È sempre uguale, cioè, però lui è sempre uguale, come sempre Luigi, uguale. Sono uguali. Qual è il pezzo di Gianni Morandi che ti piace di più? La fisarmonica, e lo sapevo, cioè, perché è un classico, è l'età, ce la vuoi cantare un po'? Sì. Dai. La fisarmonica stasera suona per te, per ricordarti un amore. Uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Brava. Complimenti, hai cantato pure, cioè hai cucinato, hai cantato. Che cioè, devo fare più? Assolutamente, cioè Angelina Jolie è in televisione meno di te. Oh, invece il tuo cantante preferito? È microfono. Claudio, è il mio preferito. Allora Piero, come cantanti italiani, a me vabbè, indubbiamente Mia Martini è unica, sì, in assoluto. E come donna, come uomini, Renato Zero. Sono Renato, una sorcina. Come uomini Renato Zero fa un po' impressione. È uomo comunque. Sì, cioè. Come cantanti italiani, invece mi piace, poi comunque mi piacciono tanto i Muse. I Muse. Ma, insomma, i Queen. Beh, vabbè, i Queen sono vabbè. Si mantiene bassa. Sì, sì, però sì. infatti vabbè, è di famiglia. Ma no, ma perché bassa? Scusa, Mia Martini. È un'ironia. C'è nessuno! Oggi no, sono usciti. Piccolina, non lo so. Facciamo i disegni, no? Vedi, questi sono i Queen. Claudio, è il re dei Queen, dei Pink Floyd, cioè, assolutamente. Sì. Qua, la canzone preferita di Renato Zero? Cercami. Mi piace, la vuoi cantare tu? No. No, non lo so. Claudio invece? Bella. Uguale Queen, Pink Floyd, in particolare David Gilmour, perché in particolare a prescindere il cantante, il musicista. Vabbè, sì. Poi gli AC/DC come gruppo, insomma. Tranne adesso, insomma, gli hanno messo Axl Rose, insomma, che ti fa un pochino specie, insomma, gli AC/DC con la voce di Axl Rose, io non, vabbè, non, io non gli AC/DC li vedo. AC/DC originali. Diciamo. Assolutamente, gli originali. Tania? Io c'ho solo Tania, uno. Mi raccomando. Assolutamente Eros Ramazzotti. Cioè Eros Ramazzotti, sì. Ma prima o dopo l'operazione dell'adenoide? No, da piccola proprio. Ah, da piccola sì, Eros Ramazzotti. Sì, da piccolina proprio. Qual è la canzone che ti piace di no, più? No, tutte. Cioè, ma tu ti ricordi quando eravamo piccoli, io ti ricordi che c'era La luce buona delle stelle? Stelle. Che era il sì. ballo, che c'era, sì. si faceva il ballo della spazzola, no? Sì, che sì, tu sì, speravi sì. sempre di ballare La luce buona delle stelle con la donna della tua vita che stava come là e tutti quanti. La luce buona delle stelle che non ricordo. La luce buona delle stelle. No, lascia sognare tutti noi. Sì, a parte quella c'è un'altra che ha dedicato alla figlia. Non Aurora. No, no, aspettate, non è quella. La figlia. Cioè. Ah, no, l'altra. Adesso. No, l'ultima. C'è quell'altra che praticamente c'è un video dove sua figlia è piccolissima e canta questa per me, per te e per sempre, sì, che sì, bellissima, sempre. Quella è una delle più belle che ha scritto sì. secondo me, Eros. Vabbè, comunque era bellissima, mi ricordo, cioè più o meno, insomma, c'era questo ballo, tu cercavi sempre di accaparrarti quella buona delle feste, ci riuscivi perché dicevi, ah, la luce buona delle stelle dura 11 minuti e mezzo, la voglia, come? Arrivava no, sempre quella è musica film. È. Ah, musica è, quella volevo dire, musica è, quella è vero. Musica è. Sì, la luce buona delle stelle era con Pazzi Kensit, è vero, hai ragione. Sì, quella cioè, musica è, quella rimosso. Che dura 11 minuti. Sì, è vero, sì. Sì. Facevi il ballo della spazzola tu, sì. sempre con tuo marito. Sempre. Cioè, già ai tempi, già sì. a differenza tu ballavi, da ero tua, sempre con il marito. In guerra. Vabbè, cioè, è vero. Ho è vero. Tutto di Ramazzotti a casa. Hai tutto di Ramazzotti, cioè, è bellissima questa manca cosa. Solo Ramazzotti. Manca solo Ramazzotti. Manca solo lui. Cioè se uno dice vuoi un lucano si arrabbia, no, perché vuole Ramazzotti, tutto ciò che è Ramazzotti. A te piace Ramazzotti?
No. No. Cioè, meno cioè, male. Non molto. Meno male. Passo a lei. Poi. Ah, c'è lo stesso opinione. Eros. Cioè pure a te. Eros tutta la vita. Tutta la vita. Cioè, qual è la tua canzone preferita di Eros? Un'altra te. Già stavo per dare via il microfono. Qual è un'altra te? Un'altra te. Dai, facciamola, dai. No. Un'altra te. Dove la trovo io? Non canta, non canta. Allo smaldone la prenderebbero, allo smaldone. Vabbè, telefonata? No. Ah, era lui che ha le crisi epilettiche. Sì, ha le crisi epilettiche. Oh, mi è caduta la penna, mi è caduta. Carmine, qual è il tuo cantante preferito? Carmine, Claudio Fiocco, chi è? Ci piace. Vabbè, mi piace non possiamo Vasco dire Rossi, niente. Bravo. Non possiamo dire. Quella canzone di Vasco Rossi preferita? La mia? Alba Chiara. No. No. E quale? Ti taglio la gola, signora. Ti taglio la gola, cioè roba di fronte del palco. Prima di fronte del palco. Dai, sai a me quale piace Carmine di Vasco? Quanti anni hai? Ma è bellissima. Già... Quella è datata pure. Sì. Quanti anni hai? Poi mi piace anche Sally. Vita spericolata. Vita spericolata e vabbè poi le ultime tipo due che sono simili e l'altra se non lo sai Piero Russo è aperta e verbo e senza l'accento e quindi, cioè dovevi dire una e quindi siccome la canzone di Vasco Rossi è con tanti puntini che noi diciamo è la canzone di Vasco Rossi si chiama no, perché è in realtà si chiama è capito? Sì. Liberi liberi. Bravo. Bene. Gianni, cioè, non lo interpelliamo mai. Gianni. Infatti anch'io volevo chiedere. Qual è il tuo cantante preferito? Cristina D'Avena. Jimi Hendrix, dai. Jimi Hendrix, cioè un pezzo di Jimi Hendrix che ti piace? Hey Joe. Hey Joe, Hey Joe. Soprattutto dalla parte di basso di Hey Joe, sono nate un sacco di canzoni anche in quel caso, anche alcune di Elio Restore Tese che sono state. Vabbè, riprese. Cioè Elio Restore Tese ti piacciono? Elio Restore Tese sono i grandi musicisti. Mamma mia, a me no, zero. A me non piacciono. Oh, comunque, vabbè, saranno pure bravi, ma non fanno sta musica pazzesca. Vabbè, ma voi siete di parte. Cioè. Di parte, perché Faso e Pei. Oggi siamo più tesi, cioè, perché siamo venuti qua. È vero, è vero. Comunque il 5 agosto a Stornarella. C'è Cristina D'Avena il 5 ammazza agosto. Io ci sarò, sarò in io prima fila con il Gemboy, la bandana insieme ai Gemboy. Ma quando? Il 5 dove? Agosto a Stornarella c'è Cristina D'Avena insieme ai Puffi. Ai puffi sì, vengono Puffo quattro occhi e Puffetta e grande Puffo e sì, quello lì io odio Piero quello Piero no c'era proprio il Puffo quello antipatico là. Come si chiamava il Puffo antipatico tu che al Poerio si studiano queste cose no vabbè volevo sapere che facciamo cantiamo un'altra canzone sì dai l'ultima dai cantato quella finire. Di Frank Sinatra. Sì, Federica vuole cantare tu la canzone di cantare. Frank Sinatra. Io Frank Sinatra è abbastanza improbabile, però dai, che vogliamo dai. Cantare la canzone di Frank Sinatra? Sì. Sei pronta tu? No. Tania è un'appassionata di sì, Frank Tania Sinatra. Sì. Vero, sì. Allora, insieme Frank Sinatra, ok? My Way, io confido in Claudio. Una cosa facile. Vabbè, dammi il microfono a Claudio, che è meglio. Vai! Si può fare canzoni tutte Federica, veloce. Ti devi spostare un po'. No, Federica, sì. Ti devi spostare fuori proprio. Vieni qua, vieni. E non mi posso... The end is near. So I face the final curtain. My friend, I saw it clear. I'll stay my case, which are certain. I live, I let refuel my chevelage and every highway. And more, much more than this, I did it my way.
regrets. I had a few, but then again, too few to mention. I did all I could do, so it grew without exemption. I bled, he shed a blood, he cannot stand. Finale? Zan zan. Ecco, zan zan finale. Vabbè, purtroppo la nostra puntata è terminata qui. Un'ora e mezzo è volata in una maniera incredibile. Ora c'è la parte migliore, perché loro hanno portato i pasticcini e quindi ce ne mangiamo. È la parte migliore. Chi li ha fatti? Grazia e io. Oh, grazia e grazie. Grazie. Che pasticcini avete fatto? Che mi sopravvede. Oh, no, tornate sempre. No, lei è zemaniana, cioè, pasticcini tutti uguali. Oh. Lei ha fatto i dolcetti al cocco. Oh, buoni! Cioè, hai fatto i dolcetti al cocco che sarei io, cioè. Cioè, ha fatto anche il gesto. Fatto anche il non gesto. So se avete notato. Quello è il gesto del provolone, non del cocco. E allora, invece ti ho fatto la torta con la crema marina. No, non l'hai mai fatta, vero? Quella sta già in macchina mia. No. Oh, ma fantastico, grazie, anche perché noi lo diciamo sempre, abbiamo tanti telespettatori e ci fa piacere avere un bel rapporto con tutti quanti, però insomma ce ne sono alcuni, non voglio fare i nomi, ce ne sono alcuni che sono nel mio cuore da sempre, perché insomma è bello partecipare, è bello interagire, quando il telespettatore interagisce, più che un telespettatore diventa un amico, quindi io sono molto contento. E poi è bello quando si può chiacchierare su quello che si è fatto, quando si ricevono delle critiche costruttive, dei consigli, dei commenti, perché noi
andiamo avanti soltanto quando ci sono i telespettatori. Se non ci fossero i telespettatori, saremmo soltanto io e Federica a fare il teatrino. Lei almeno è bella, la guarda, almeno mi guardano proprio, quindi sarebbe un problema. Quindi grazie ai telespettatori di Casa Con V, più che telespettatori, ripeto, amici, amici. E io sono molto contento. Infatti io dico sempre amici telespettatori. Brava, brava, di' anche che vuoi la pace nel mondo, di' Voglio la pace nel sì, mondo, però mi manca la, pace, la fascia. La pace nel mondo, ti manca la fascia, la fascia in faccia te la dobbiamo fare. Oh, quindi, allora, arriviamo ai saluti finali. Grazie, e allora, i cognomi non... No, no, sì, se la vedono loro. Grazie, no, le voglio dire io. Vale. Grazie a Federica, a Carlo, a Grazia, grazie. A Jenny, a Claudio, Claudio 2, Claudio chitarrista, a Tania. E a Grazia. E a Grazia. Ma quasi tutti, quasi, ma quasi tutti arriva perché loro sono nuove. Sono nuove, lei invece è vecchia. Ma lei si chiama pure me. Vabbè, vabbè. Allora, un pensiero a testa. Com'è stata questa puntata? Bella. Guarda la telecamera. È stata bella. Ecco, mi è piaciuta. Sì, CH2SO4, sì, la formula, fammi un ossido riduzione veloce. No, passiamo avanti. Facciamo veloce. È stato bello, com'è stato cantare in diretta? Emozionante. Emozionante? Sì, mai fatto, è stato emozionante. Oh, la prima canzone l'avevi dedicata a mamma, vero? Sì. Sì, cioè non l'aveva detto, ma l'aveva dedicata, non ti fa più mangiare. No, no, non c'è mai. Saluta i professori. Saluto tutti i tutti, professori. Tutti, bravissimi, tutti. Mi ha detto prima che sono tutti bravissimi e simpaticissimi, soprattutto quella di italiano, no? Sì, sì. Sì, simpaticissima, sì. È vero, vero. E il tuo momento, sì. Che facciamo, playoff? Li passiamo tutti. Perdiamo tutti. Sono no, li passiamo. Ah, ecco. Passiamo. No, pensavo che volesse fare lo scaramanzo. No, 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 no. Cioè, l'Alessandria, chi se ne frega che è andata ai quarti di non finale. Non abbiamo pensato al Cittadella, la Coppa Italia. Appunto, cioè, quindi non ce ne frega. Sei fiducioso. Abbastanza. Iemmello. Bravissimo. Bravissimo. Capocannoniere. Appunto. Micale, devo dire, sta facendo il suo bel lavoro. Sta facendo... Non sta facendo rimpianto. No, 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 anzi, ha salvato pure una bella partita. Sì, è vero, sono d'accordo. Tutti quanti alla fine dicono: ma no, Micale, abbiamo sì, messo cioè, tutti quanti paura. Però intanto ci ha salvato una bella partita. È un bravo portiere, un bravo allenatore. Un po' basso. Che ne dica quel pagliaccio di Auteri che salutiamo, che è un pagliaccione, hai vinto, non parlare mai di De Zerbi. Lui ha detto: non voglio fare il nome, forse che sennò De Zerbi ti denuncia, sei un pagliaccio. Vediamo se ci rimanete in Serie B, anche perché se la giustizia sportiva fa il suo corso, in Serie B non fate una bella figura, scusate, ma ci voleva, perché cioè voi vincete il campionato, invece di pensare al campionato pensate al Foggia, cioè, la sentite? No, bisogna dire pure noi che noi abbiamo Tam e voi no. Il Benevento è stato aiutato molto. Sì. Il Benevento è stato aiutato. Il Benevento ha avuto i suoi meriti e i suoi demeriti, ha avuto comunque avuti. Rimane cioè, un buon allenatore, però come uomo insomma poteva evitare queste cose. Posso farti una domanda o no? Sì, okay. Allora, lei si è proprio rilassato. Vuoi un drink? Sta a casa sua. Sì, sta a casa sua. Allora, saluti finali. È casa mia. Oh, esatto, questa è casa con V. Da oggi casa Lioce, cioè, sì. Allora, vuoi salutare qualcuno? I miei nipoti. Sempre, di nuovo. Cioè, di nuovo. Ma c'è un nipote? A voi tutte. C'è un nipote... No, preferito? No, sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Bene. Quindi quanti maschietti sono? Cioè, due maschietti e due femminucce. Due maschietti e due femminucce, quindi si equivalgono. Sì, sì. Ma no, non ci sono. Cioè, ma no, tutti ma uguali. Non esistono. Ste cose. Potevano anche esserci uno. No, non è così. Jenny. Non è così. Vai. Allora, io ringrazio te Piero per la seconda volta che ci hai invitato, ringrazio Federica, visto che l'altra volta siamo stati con gli Wolf e gli facciamo un forte in bocca al lupo. Sei stati meglio l'altra volta. No, no, uguale, no, siamo stati uguali. Non esiste anche questa cosa uguale. Speravo di essere in trasmissione il giorno 5 per festeggiare insieme il tuo compleanno, approfittiamo per farti gli auguri grazie. E in bocca al lupo per tutto. Faccio 52 anni. 52 anni, hai ragione. Grazie. Piero, e volevo vedere tua moglie. Perché è bella. Stava dietro, sì. È una bambina. È una bambina. Una bambina. Vabbè, oggi con chioma Leonina. Vabbè, Claudio. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio per la seconda volta per l'invito. Grazie sempre a voi. Quindi, come hai detto tu, stare con degli amici sembra una cosa veramente bella.
E poi niente, poi saluto Mario e Rosa, i miei figli. Li salutiamo anche noi. Li salutiamo anche noi. Claudio, chitarrista. Tra l'altro abbiamo sbirciato un po' su internet, sono pure belli, sono due bei ragazzi, complimenti, complimenti. Oh, genitori belli, figli belli. Grazie. Claudio. Dico grazie per l'invito. Ti sei commosso. Uno solo perché tu due, io uno, quindi io sì, una volta. Sì. Perché è la prima volta. E quindi, no, è un, mi sono trovato bene. Ma prima ti sei commosso, eh? Sempre. Sempre, è vero? È matematico, mi commuovo puntualmente, però, diciamo, quando è bravo. Io. Sì, sì, quando hai cantato tu. No, quando hai cantato Federica Lei. Ah, Federica Lei! Ovvio, te, hai cantato bene, è stata bella. Grazie a voi. Tania! Io ringrazio tutti voi, grazie per avermi ospitato. Sì. Saluto, vabbè, mio figlio perché è l'unico che manca qui, sì. E saluto tutti quelli che mi conoscono. Dopo l'hai cantato, t'ha disconosciuto. Sì, sì, sicuramente. Comunque, ciao a tutti. Sì. Oh, grazie. Grazie. Hai un cognome sudamericano, lo sapevi, sì? Sì. Ah, sei originaria? No. Italiana. Candelaro. No. Saluta, chi vuoi salutare? Tutti. Ma tu sei fidanzata? Oh, e saluta il fidanzato! Cioè, non te lo sei proprio... Cioè, quel poverino! Cugino. Come si chiama? Non si può dire? Non lo so. Cioè. Andrea, il cugino. Madonna! Cioè, non solo ci conosciamo da 17 anni, pure è mio cugino. Cioè, pure messo capito? In famiglia. Madonna mia, Andrea, com'è Andrea? Cioè, no, bello lo sappiamo, perché sennò non è che ti potevi prendere un rinoceronte. Bravissimo. Oh, com'è? Alto, magro, biondo? Alto, magro. Alto, magro? Alto. Qualche altra cosa? Castano. Sì, Castano. Gioca a pallone, fa qualcosa, fa sport, canta, suona. Niente. Università. Sì, siamo proprio fuori. Siamo fuori fuori. Con Andrea, fuori. Alto, magro, bello, cioè praticamente il Gabriel D'Arco di Foggia. Tu vuoi salutare qualcuno? Non c'è Federica che te lo soffre immediatamente. Tu sì. Vuoi salutare qualcuno? No, io voglio salutare soltanto Federica perché è simpaticissima e lo dico veramente e sono veramente contento che questo sia l'ultimo anno che Federica che Federica è qui con me, no, perché è simpatica, perché poi sfottere Federica è facile, però certo. Che, no, nel senso che non se la prende, però il fatto che lei abbia questa sua bella ironia mi fa veramente piacere, anche perché conoscendola dal vivo, cioè non è che come sono tante risiedenti, è peggio perché oltre a dire un sacco di fesserie è anche antipatica, cioè, diciamo pure, poi voi non la vedete, ha dei baffi enormi, però cioè, il sabato vanno copriamo, fatti col gel, però tutto. Oggi non ha avuto esatto. Tempo. Che abbiamo domani? È Calla, non ci posso una volta che ci ricordiamo che abbiamo andato. Domani, ma domani abbiamo qualcuno, certo, e siamo contenti, certo. Di questo, noi vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Meglio ci risparmiamo. Basta, chiudiamo perché siamo fuori tempo. Siamo fuori ciao. Tempo. Ciao. Ciao. Toglietemi la tana, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la tana, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati perde tempo e noi. Toglietemi la tana, non appartengo a questo zoo. Toglietemi la tana, ho tanti amici e non lo so. Questo branco di esaltati.